Ma quanto è buono il pesto, ma lo conosciamo tutti quanti di pinoli, oggi lo voglio fare di mandorle. Una mandorla buonissima, un modo di fare il pesto diverso, senza aglio, più digeribile anche perché magari ci sono persone che non riescono a digerire l'aglio oppure magari hanno il basilico che si pianta sullo stomaco. Invece noi oggi prepariamo un pesto con le mandorle, la rucola, il pecorino, il parmigiano e olio extravergine di oliva. Buonissimo, perfetto per condire due fusilli, due spaghetti, le trofie, oppure magari da mettere sui crostini di pane o da mangiare anche così perché che ve lo dico a fare. Andiamo a mettere tutto nel frullatore. Non serve, certo, se abbiamo a disposizione, se avessimo a disposizione un pesto, potremmo andare a pestare tutto quanto con il mortaio, ma io non ce l'ho e quindi faccio tutto in questo modo. Il pecorino, io prendo le forme perché mi piace proprio averlo da grattare al momento. Il parmigiano, questo è già grattugiato. Più è stagionato il parmigiano e più è buono. Ancora un po' di rucola, anche perché ci deve stare un po' di verde nel nostro pesto, ci sta assolutamente bene. E poi olio extravergine di oliva. Un pochino di sale e andiamo a frullare. Il nostro pesto è pronto. Adesso l'unica cosa che vi voglio dire, che voglio ricordare, è che se vi piace più granelloso, frullatelo di meno. Se vi piace più morbido, più fluido, più vellutato, potete frullarlo di più. Eccolo qua. Il pesto è perfetto, la consistenza è proprio quella giusta. Il gusto, direi che ci sta. L'acqua bolle ed è tempo di andare a cuocere i fusilli integrali bio al farro. Quanti ne cuocio? Beh, io ne mangerei anche 250 grammi tutti quanti da sola perché mi piacciono davvero tanto. Poi con il pesto di mandorle, beh, che ve lo dica fare. 10 minuti di cottura e la pasta è pronta. I fusilli sono pronti e quindi non mi resta che mettere un po' di pesto di mandorle nella ciotola, vado a scolare la pasta, per me al dente, non so per voi, ma decisamente al dente. Scoliamo qua. Ancora del pesto. I fusilli al farro con il pesto di mandorle sono pronti. Se gradite potete aggiungere del parmigiano, altro pecorino grattugiato fresco, altrimenti il piatto è servito. Sapori di casa mia!